Ciao a tutti, cari amici, scusate l'ora, sicuramente starete, diciamo così, godendovi la serata per tante altre circostanze, ma avevo piacere questa sera di portare alla vostra attenzione, un fatto. Il fatto è che abbiamo concluso poco fa i lavori, consiliari, l'ultimo, presumo, anzi. Credo di avere la totale certezza. L'ultimo consiglio grande generale di questa legislatura, di questa infelice legislatura, così l'abbiamo sempre un po' definita, per gli aspetti comunque di vita sociale, economica, politica del nostro paese che si è caratterizzata negli ultimi 3 anni. Quindi il lavoro che abbiamo svolto a conclusione questa sera è stato di fatto quello dell'approvazione della legge di bilancio, un lavoro che ha visto impegnate tutte le parti del paese, dalla politica per scelta sin dall'inizio, le parti sociali, le parti delle associazioni di categoria, insomma tutto il mondo che ruota attorno alla gestione sostanzialmente di qualunque paese, compreso il nostro. Un lavoro su una legge di bilancio che non ci ha soddisfatto pienamente, lo devo dire con onestà, semplicemente perché abbiamo ritenuto nel corso di questo ultimo mese che sì, la condivisione c'è stata, la trasparenza su quelli che sono gli elementi oggettivi dei problemi che affliggono il nostro paese e nel caso quali soluzioni poter mettere in campo, ma non ci soddisfa perché comunque, anche se quel lavoro è stato impegnativo, non ha di fatto prodotto tutti gli elementi che ritenevamo necessari in una fase come questa per il nostro paese. Quindi siamo contenti parzialmente, dico siamo perché parlo rappresentando il mio partito, quindi il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, che è stato impegnato su quel tavolo istituzionale, ma che non ha saputo o forse non hanno voluto che si portasse magari anche quell'elemento in più in termini di lavoro. Per cui la legge di bilancio ci soddisfa parzialmente. Vedremo cosa accadrà di fatto poi dopo l'8 di dicembre con la costituzione di un nuovo governo, quindi con il riavvio a pieno titolo di tutti i poteri istituzionali, per cercare sicuramente di intervenire su questa legge di bilancio che ha scongiurato sicuramente l'esercizio provvisorio per il nostro paese, cosa che era alquanto pericolosa qualora nel caso si verificasse, e scongiurando l'esercizio provvisorio non ha saputo però portare elementi programmatici né per l'anno 2020 né per gli anni successivi ed è sicuramente uno di quei lavori che invece dovrà mettere in campo il nuovo governo che si formerà dopo la tornata elettorale dell'8 dicembre. Bene, a questo punto, cari amici, concittadini sammarinesi, adesso abbiamo la possibilità, avendo, diciamo, assolto ad ogni impegno istituzionale che era previsto in maniera obbligata, come quello della legge, di bilancio, abbiamo la possibilità di dedicarci pienamente all'attività di carattere elettorale. Questo non ci deve distogliere sicuramente dai problemi oggettivi che il nostro paese ha anche in questa fase un po' sospesa a seguito della chiamata alle urne, ma ci deve vedere impegnati, vi deve vedere poi di fatto anche impegnati nel formarvi il convincimento pieno per entrare poi dentro quella famosa cabina elettorale. Il tempo lo avrete dal 18 di novembre parte ufficialmente la campagna elettorale e con essa partiranno anche tutte le serate istituzionali previste per la campagna elettorale. Parteciperemo tanti di noi, a partire dal sottoscritto e da tutti coloro che sono impegnati in questa corsa elettorale, in questo percorso elettorale. Avrete modo da quelle serate, dal 18 di novembre, ma alcune sono anche già in corso, ma dal 18 di novembre sarà ufficialmente aperta la campagna elettorale, avrete la possibilità davvero di ascoltare quali intenzioni ognuno di noi, ogni gruppo ha nel riuscire a riassumere una responsabilità importante per il nostro paese.
Avrete la possibilità di ascoltare la nostra viva voce su quelle che sono le intenzioni e i programmi di carattere elettorale che poi dovranno diventare i programmi di governo. Avrete la possibilità di ascoltarci su quello che riteniamo più giusto in questo momento per il nostro paese in termini di risoluzione dei problemi e in termini di recupero delle opportunità da poter vivere. Noi abbiamo cercato di scrivere il programma elettorale più onesto, sincero, coerente con quello che è la realtà del paese che potevamo. Tant'è vero che abbiamo introdotto pochi punti, ma assolutamente fondamentali. Quei punti vanno dalla politica estera, che è di fatto un po' il grande ombrello al di sotto del quale dobbiamo costruire un po' tutte le nostre circostanze di carattere economico, sociale e quindi di comunità. Dalla politica estera quindi abbiamo impostato questioni di carattere economico, abbiamo guardato gli aspetti di carattere fiscale fondamentali, abbiamo guardato gli aspetti di carattere sociale e socio-sanitario, come per esempio gli aspetti legati al nostro ospedale, alla struttura sanitaria, abbiamo impostato le questioni di carattere giudiziario con gli aspetti che riguardano il tribunale anche nelle sue circostanze più infelici, e abbiamo visto che purtroppo ce ne sono tante che si sono accumulate anche all'interno della nostra struttura giudiziaria, fino ad arrivare agli aspetti del territorio con la parte sicuramente oggi non più rinviabile di progettazione, programmazione di opere pubbliche fondamentali. Insomma, abbiamo cercato di svolgere un lavoro sul programma di governo affinché possa essere il più possibile comprensibile anche ai non addetti ai lavori, che siamo noi, cioè coloro i quali che poi di conseguenza oggi vi hanno rappresentato, vi rappresentano e nel caso avranno l'onere e l'onore di continuare a farlo. Non sarà un lavoro facile, né per noi che dovremo sostanzialmente condurlo e spiegarlo, né per voi che dovrete con attenzione seguirlo, capirlo e poi di conseguenza formare il vostro giusto convincimento. Non sarà un lavoro facile per nessuno, ma sarà fondamentale. Il paese credo che se lo aspetti e sotto tantissimi punti di vista il paese se lo merita. Si merita attenzione, si merita quelle circostanze di cui forse in questo ultimo periodo tutti noi abbiamo un po' abbandonato e perduto in termini di sensibilità nei suoi confronti. Si merita sostanzialmente quella solidarietà che per decenni interi lo stesso paese a noi ci ha regalato. Oggi è più in difficoltà lui e quindi rischiamo di essere in difficoltà tutti. Credo che sia un esercizio obbligato, ma altrettanto, se ben impostato, estremamente piacevole, perché riguarderà poi di conseguenza tutti i nostri interessi. In questo paese ci vogliamo vivere, vogliamo continuare a lavorarci. Dove non c'è il lavoro dobbiamo assolutamente fare in modo che possa ripartire dei corretti piani occupazionali, perché se poi c'è lavoro vuol dire che c'è benessere non solo economico, ma c'è benessere sociale. Le persone stanno meglio, le persone sono più soddisfatte, le persone possono vedere di fatto il loro futuro e il futuro dei loro figli all'interno del nostro paese e non magari lontano, come è accaduto nella storia proprio della Repubblica di San Marino nel dopoguerra, dove migliaia di persone hanno dovuto sicuramente prendere la via per vivere e sopravvivere meglio lontano da casa. Noi tutto questo lo vogliamo scongiurare, dobbiamo scongiurarlo. Abbiamo un impegno e dobbiamo prenderci un impegno ben preciso che parte ed è partito sicuramente con la fine di questa legislatura, perché non era più sostenibile, con gli impegni obbligati della legge di bilancio, perché non potevamo rischiare un esercizio provvisorio, ma partendo da questo momento deve fare un lungo percorso verso la nuova assunzione di responsabilità sulla base delle cose che vi ho adesso velocemente riassunto e raccontato. Sarà mio impegno continuare a raccontarvele,
a fare in modo che abbiate uno spaccato, un quadro decisamente di carattere generale opportuno. Lo farò attraverso questo strumento, come ho sempre fatto in questi anni, lo farò e mi troverete sicuramente impegnato nelle serate politiche nelle quali ci confronteremo anche con le altre forze candidate e con gli altri candidati. Insomma, lo farò con tutto quell'impegno e quella determinazione che mi ha sempre visto in campo. Sarete nella ricerca dell'attenzione e sicuramente anche della vostra attenzione, sarete un po' bombardati in ogni modo, dai candidati, dai gruppi politici, da chi gli stessi candidati o i gruppi politici mettono in campo per attrarre la loro attenzione, sarete bombardati in qualunque modo. Questo non è un male, se poi di fatto in maniera sottostante c'è sempre della grande genuinità, trasparenza e sincerità. Vedo alcune cose già ora che non vanno troppo bene, per cui come metto in guardia il sottoscritto, metto in guardia anche voi. Credo che già i sondaggi telefonici da parte di qualcuno in maniera un po' fantomatica siano già partiti, nella quale cercano di raccogliere chissà quale intercettazione di gradimento verso un candidato, verso un altro. Magari sono tutte circostanze fatte molto in maniera specifica, commissionate in maniera specifica, ad hoc, selezionando magari in quale case telefonare e in quale case no. Lo sappiamo quali sono gli strumenti di chi si muove un po' nel torbido, nel non riuscire mai a dimostrare invece, attraverso proprio un rapporto diretto come è questo, cioè dialogando in prima persona, mettendoci la propria faccia e facendo capire sostanzialmente che si vuole avere un rapporto, tutte le altre cose sono un po' sotterranee, sono un po' opache e come tutte le cose opache a me piacciono poco perché alla fine poi dopo non c'è sincerità, non c'è genuinità, non c'è trasparenza. Per cui anche i sondaggi telefonici. Io su questo sono molto sicuro che i sammarinesi sono più maturi rispetto a chi di fatto li commissiona. E in più c'è anche un altro aspetto estremamente simpatico. I sammarinesi sono anche molto più sostanzialmente poco fiduciosi e quindi poi di conseguenza poco aperti nel manifestare il proprio gradimento, quando dall'altra parte c'è qualcuno che si interessa a quell'aspetto senza palesare di fatto chi è o per chi lo fa e quali sostanzialmente scopi vuole raggiungere. Per cui fate attenzione anche in questa prima fase, primissima fase di campagna elettorale. Io questa sera non ho tanto altro da aggiungervi se non augurarvi buonanotte e sicuramente augurarvi quella capacità di tenere alta l'attenzione verso le informazioni che riguardano il nostro paese anche in questa fase. Non correte, non corriamo il rischio di continuare a cadere in un relativismo eccessivo. Quello vorrebbe dire lasciare il campo, come è stato anche in questi ultimi 3 anni, a tutti coloro i quali, sammarinesi e non, ricchi di interesse o meno, sarebbe lasciare il campo a quei soggetti, ma soprattutto a quella mentalità che non ci porta invece nessun tipo di benessere nei confronti degli interessi generali, negli interessi della nostra comunità e quindi di conseguenza negli interessi di tutti voi, di tutti noi. Io vi terrò assolutamente aggiornati come ho sempre fatto. Mi piace che oggi la capacità di relazionarsi con lo strumento, come sto facendo io e come sto facendo da tempo a questa parte, così in maniera diretta, sia stato colto finalmente anche da tanti altri interlocutori. Quindi ho potuto vedere una certa rinnovata attività da parte di Andrea Zafferani, che se mi sta seguendo lo saluto e quindi gli dico bravo, hai fatto bene a incominciare
dialogare anche in maniera aperta in funzione di quello che vuoi fare, molto di più di quello che hai fatto negli ultimi 3 anni, perché sostanzialmente ti sei arroccato all'interno della segreteria e da essa non hai avuto alcun tipo di rapporto né con l'interlocutore politico né a volte con il cittadino. E gli effetti si sono visti purtroppo e ahimè con una caduta repentina, di tutto un contesto che era infelice, ma che forse potevate sicuramente gestire anche in altro modo. Mi fa piacere di aver visto l'attuale, ex segretario di Stato per gli affari esteri Nicola Renzi, attraverso lo strumento, e quindi anch'esso ha scelto una via abbastanza diretta di comunicazione, anche se con un video registrato, ma magari ci vuole un pochino più di coraggio, un pochino più di spinta, e vi renderete conto quanto è utile poter comunicare direttamente attraverso lo strumento con la gente in un paese in cui siamo in novembre, di fuori prevalentemente c'è la nebbia, quindi nelle piazze difficilmente si riesce a stare e difficilmente si riesce a generare partecipazione. Mi fa piacere vedere qualche nuovo candidato che sperimenta questo modo di comunicare, al quale rinnovo il fatto del mio piacere di aver fatto un po' da nave scuola a San Marino, ma non ho scoperto assolutamente l'acqua calda, ma semplicemente ho utilizzato anch'io nel mio piccolo strumenti che la politica e i politici, o perlomeno coloro i quali vogliono interpretare per un periodo di tempo a livello professionale quel tipo di impegno, lo strumento della comunicazione attraverso chiaramente i social diventa un elemento molto diretto e molto importante. Per cui ben vengano tanti, tantissimi interlocutori. Anzi, lancio una provocazione tra tutti quelli che oggi si sono un po' scapicollati, uso questo termine molto, molto nostrano, si sono scapicollati per utilizzare la comunicazione, se vogliamo anche avere dei confronti diretti tra noi, lo strumento lo mette a disposizione, quindi potremmo invitarci reciprocamente a dei dibattiti pubblici proprio attraverso le dirette Facebook, nella quale invito anche tutti voi che magari potete seguire ciò che dico, sia in diretta o poi di conseguenza attraverso il video che continua a girare, possiamo interloquire e interagire anche tra di noi, perché sono sicuro che diventerebbe un elemento estremamente interessante di dialogo tra chi deve rappresentare, qualora abbia l'onere e l'onore, e tutti voi che dovete delegare. Prendetelo come elemento da considerare, come un pensiero che potete di fatto fare in queste serate, nella quale sicuramente altrove è più difficile radunarsi, ma magari all'interno di questo splendido strumento che ci avvicina o ci allontana un po' tutti a seconda delle opinioni, in questo caso sicuramente ci darebbe la possibilità di poter dialogare insieme, sia tra gli attori principali, sia tra chi invece, come voi, deve formare o formarsi il proprio convincimento, e poi andare, l'ho sempre detto, come un leone positivo all'interno della cabina elettorale e consapevolmente scegliere le persone più opportune. Abbiamo visto nella scelta sbagliata che cosa voglia dire. In questo momento, per esempio, su quello che dicevo prima, c'è anche il mio amico e collega Francesco Mussoni, al quale anche a lui rivolgo quell'invito di poter interagire attraverso proprio lo strumento. Magari non lo faremo questa sera, lo sperimenteremo in un altro momento, ma dicevo, abbiamo visto che cosa ha voluto dire una scelta non consapevole all'interno della cabina elettorale da parte dei cittadini. Ha voluto dire 3 anni di gestione eccitata del nostro paese.
ha voluto dire 3 anni di circostanze dentro la quale si sono generati tanti errori a causa della immaturità, della superficialità, della spregiudicatezza, della non capacità di aver costruito attorno a sé una vera e propria formazione istituzionale. Insomma, tutti errori che dobbiamo assolutamente recuperare consapevolmente l'8 dicembre, entrando nella cabina elettorale e dando dimostrazione come cittadini di essere consapevoli che i problemi del nostro paese non sono uno scherzo, gestire un paese, anche se piccolo come il nostro, non è un gioco e quindi abbiamo bisogno di tantissime persone che consapevolmente riescano ad individuare i soggetti politici oggi più opportuni per farsi carico di una responsabilità decisamente gravosa. Non voglio andare oltre. Francesco Mussoni ha già detto che nelle prossime circostanze ci sarà e quindi sperimenteremo questa forma di comunicazione un po' comune. Lo faremo invitando magari Andrea Zafforani, magari Nicola Renzi, magari chiunque altro usa e ho visto usare in queste ultime giornate questa forma di comunicazione. Vedremo che cosa riusciremo a portare alla vostra attenzione in termini di dibattito, perché sono sicuro al 100% che sarà fondamentale per voi, per noi, per il nostro paese. Grazie, tenetevi aggiornati non solo attraverso me, ma attraverso tutti coloro i quali in questo momento hanno quell'impegno verso il percorso elettorale. E soprattutto rimanete connessi con il nostro paese che ha sicuramente molto bisogno di noi e nello stesso tempo ha molto bisogno che noi gli riconosciamo quello che lui ha concesso in termini di tante cose a tutti noi. Buonanotte, a presto, a domani, a dopodomani, a tutte le giornate che vorrete in questa campagna elettorale, in queste giornate che ci separeranno da oggi fino all'8 di dicembre. Ciao, buonanotte.